Il vescovo della diocesi di Mileto Nicotera e Torpea, Attilio Nostro, è un grande comunicatore, non solo durante le sue omelie, ma soprattutto perché ha capito come interagire con i suoi parrocchiani sfruttando anche i più moderni mezzi di comunicazione. E così invece di usare il solito comunicato coi suoi auguri per il Natale, ecco che usa un video per lanciare il suo messaggio di pace e di accoglienza verso gli altri. In questi giorni prepareremo il cuore, ma anche le nostre case, le nostre famiglie, ad essere più accoglienti, a trasformare il nostro cuore in quella mangiatoia, in quella culla molto particolare dove Gesù viene accolto. Ma la culla più importante sarebbe proprio la culla del nostro cuore, riuscire ad aprire il cuore a Gesù che viene in mezzo a noi e che viene come povero, viene come uno degli ultimi, viene come un migrante. E sarebbe bello riuscire a trasformare questa occasione, che è un'occasione che si ripete tutti gli anni, in un'occasione unica. Accogliendo in casa nostra un povero, accogliendo nella nostra famiglia un migrante, accogliendo una persona che rischierebbe di non poter festeggiare il Natale. E questo è il senso anche di una ricorrenza molto particolare che quest'anno ci riguarda e che sono gli 800 anni del giorno in cui San Francesco d'Assisi chiese ad un intero villaggio, ad un'intera città di riproporre, di riprodurre, di rappresentare la scena sacra della nascita di Gesù attraverso un bimbo vero. È bello che tante confraternite, tante parrocchie realizzino in questo periodo dei presepi viventi. È bello perché si vede in maniera concreta, tangibile, tutti i disagi a cui è andato incontro nostro Signore per rendersi presente in mezzo a noi. E io ringrazio anticipatamente i parroci, le parrocchie, le comunità cristiane, le confraternite che in questo periodo si danno da fare in ogni modo possibile per essere accoglienti nei confronti di quelle persone che ritornano a casa, ma anche per preparare e disporre il cuore a quel bimbo che viene ancora oggi in mezzo a noi per testimoniare che il nostro non è un Dio lontano, non è un Dio che si disinteressa della nostra vita, ma anzi al contrario, si coinvolge in maniera così forte nella nostra esistenza tanto da assumerla totalmente. Questa è la grande fortuna, la grande bellezza del cristianesimo, il fatto di poter contare su un Dio che addirittura si fa uomo per farci capire quanto ci ama. E allora che questo amore possa contagiare tutti noi e possa diventare il nostro motore segreto, quel motore che ci aiuterà nei momenti di fatica, di difficoltà, nei momenti in cui magari il futuro ci appare un po' più incerto, a capire che abbiamo dalla nostra parte un alleato meraviglioso, un Dio potente che anche se è soltanto un bambino, è un infante, ha dentro di sé la potenza più grande del mondo, che è la potenza dell'amore, che riesce a percorrere strade inimmaginabili, che riesce a solcare distanze che noi neanche ci immaginiamo. Allora che questo augurio possa diventare un programma di vita. Grazie e buon Natale a tutti voi.